Sicilia per dar voce a quello che è il nostro malcontento. Siamo stati usati e gettati, per 2 anni abbiamo lavorato nelle scuole pubbliche italiane, poi siamo stati reclutati dalle graduatorie dell'Istituto Terza Fascia e quindi regolarmente assunti con somministrazione di contratti a tempo determinato, ma adesso si sono dimenticati di noi. E chiediamo con forza un emendamento alla legge di bilancio che faccia cambiare quelli che sono i parametri di reclutamento del personale ATA rispetto al numero degli alunni. È troppo poco, è riduttivo reclutare personale soltanto sulla base di questo. È necessario tenere conto di altri parametri, la grandezza della scuola, l'allocazione degli ambienti interni, esterni. Ci sono necessità che dall'esterno non si conoscono, ma chi è veramente, che ha vissuto la scuola, conosce e sa di cosa c'è bisogno. I tagli negli anni precedenti della riforma Gelmini in particolare hanno determinato e causato gravi danni alla scuola. Nella scuola c'è bisogno di più vigilanza, di più sanificazione, di più pulizia e non è assolutamente pensabile che questo personale attualmente in forza riesca a quantomeno ad essere sufficiente per le grandi problematiche che investono il mondo della scuola. C'è bisogno di questo personale, lo stiamo gridando oggi ancora una volta a Trapani, ma ci sono anche altre 2 manifestazioni oggi a Bari e a Napoli organizzate dai sindacati di base. E cosa chiediamo? Chiediamo il reintegro immediato di questo personale. Oggi c'è anche la politica, per cui con loro stiamo cercando di trovare una soluzione che pensi prima al reintegro immediato di questo personale e poi successivamente che possa lavorare per un intervento strutturale che vada a modificare queste tabelle, questi parametri che sono veramente obsoleti. Prossimamente insieme a loro stiamo lavorando per una soluzione come dire anche a livello regionale. Questo risultato è importante per la scuola, per la comunità tutta.